Buongiorno, oggi parliamo di un'applicazione sviluppata da Education It, l'editore multimediale del gruppo Scala, ed è un'applicazione dedicata a Caravaggio, visto che questo è l'anno di Caravaggio, perché ormai sono 400 anni dalla morte di questo grande pittore. Nella schermata principale abbiamo la galleria, il Caravaggio a Roma, Genio, Sgolatezza e Cerca. Questa è l'applicazione naturalmente nativa per iPhone. Andiamo su galleria, abbiamo la possibilità di scorrere i vari quadri più importanti di Caravaggio. Se per esempio volete sapere qualcosa di più sul Bacco che si trova alla Galleria degli Uffizi, non fate altro che cliccare e avete sia una altissima definizione del quadro del Bacco, un breve testo, ma anche e soprattutto la possibilità di ascoltarvi un video che riesce ad analizzare in modo perfetto e sintetico le particolarità di questo quadro. Non solo, ma se volete potete anche cambiare in inglese. Perfetto. Tornando alla schermata principale, abbiamo la possibilità di selezionare Caravaggio a Roma. Caravaggio a Roma si apre con una mappa della capitale, con i punti segnati in cui si trovano i quadri di Caravaggio. Se per esempio volete sapere di più sulla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini, che ospita il Narciso, cliccate qui. Se non sapete bene dove si trovi, ecco che si apre Google Maps. E sapete benissimo come funziona questo fantastico programma e potete trovare le strade più veloci per arrivare a vedere questo quadro. Tornando alla scheda principale, nella Galleria Borghese abbiamo una funzione, devo dire, eccezionale, ovvero quella di poter visitare a 360 gradi la sala che ospita, insomma, i quadri più importanti di Caravaggio. Vedete, ci sono delle icone che segnano la possibilità di approfondire, se volete, quest'opera. Da giovane Caravaggio andò a bottega e c'è questo video. Anche in questo caso, come in quello precedente, la possibilità di cambiare la lingua. Tornando al menu principale, potete vedere che c'è la possibilità anche di avere notizie sulla vita di Caravaggio con un video sullo scorcio del 500 che ci parla del 600, l'avventura di Caravaggio, dell'avventurosa vita di questo pittore. Qual è la particolarità di questa applicazione per iPhone? A parte il fatto che riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche di questo device, ma soprattutto quella di poter essere utilizzato per girare tranquillamente per Roma, data la perfetta integrazione con Google Maps. E questa invece è l'applicazione di Caravaggio nativa per iPad. Nativa vuol dire che è stata totalmente ridisegnata rispetto all'iPhone per poter godere al meglio delle capacità multimediali di questo device. Anche in questo caso andiamo a selezionare l'opera Bacco. Avete la possibilità di vedere in full screen quest'opera in ottima risoluzione. Avete poi un breve testo e naturalmente il video. Video, anche questo è rivoltabile, con lo switch della lingua. Torniamo al menu principale, Caravaggio a Roma. Caravaggio a Roma, anche qui un elenco a tendina delle opere che si trovano nella capitale. Clicchiamo il Narciso, andiamo a vedere in questo modo. Se non sapete dove si possa trovare questo quadro, il collegamento con Google Maps è assicurato. Così, senza chiedere niente a nessuno, potete andare tranquillamente e autonomamente a vedere questo quadro che si trova in via della Lungara. Torniamo al menu principale. Genio e Sgolatezza. Genio e Sgolatezza sono gli episodi più importanti dell'esistenza di questo pittore. Bene, vi ricordo che, appunto, come ho detto all'inizio, l'applicazione per iPhone è destinata a un uso più pratico per girare per la città, mentre invece l'applicazione per iPad è veramente eccezionale in quanto riesce a sfruttare al meglio il potenziale multimediale di questo prodotto. Nell'opera generalmente collegata. Per oggi è tutto, vi ringrazio, buona giornata.